Allora, siamo di nuovo qui con il consigliere comunale Cobianchi per concludere questa lunga intervista dedicata, lunga giustamente perché l'argomento è di quelli molto molto significativi, soprattutto molto delicati, perché riguarda e va a investire direttamente il problema della salute pubblica, secondo me, perché è un impianto come quello che la New Ecology si appresta a installare nella zona di Lontaro, a nostro avviso pone dei problemi molto seri sul piano della salute pubblica. Cioè, questa ultima chiacchierata, quest'ultima parte dell'intervista arriva il giorno dopo il Consiglio Comunale, in cui non si parlava di New Ecology, ma si parlava di un vincolo. Direbbero a Napoli dopo morta Santa Chiara, Iarsa Santa Chiara, cioè un vincolo, diciamo, attraverso cui quell'area di Lontaro non potrà più ospitare impianti inerenti al trattamento dei rifiuti. Chiaramente fino alla scadenza delle autorizzazioni già date. Quindi praticamente, come scrivevamo l'altro giorno, una delibera beffarda, barzelletta, e a voler essere buoni, una delibera assolutamente pleonastica, perché tanto oramai insediato questo impianto, quello che si doveva fare a Lontaro si è fatto. Ci dispiace solamente che il presidente del Consiglio Comunale Gianfausto Iarrobino, quest'ultimo periodo molto rientrato, molto più ortodosso rispetto ai primi tempi, in cui ha esplicitato la sua funzione con grande e apprezzabile indipendenza e autonomia, dando chiaramente ragioni, dando chiaramente ossequio a quello che la figura di un presidente del Consiglio Comunale deve rappresentare e attraverso atteggiamenti con cui rappresentarsi. E ieri sera ha in qualche modo tenuto il dibattito fuori dalla questione New Ecology, quando era evidente che quella delibera che il Consiglio Comunale votava ieri sera era collegata sicuramente a tutte le polemiche che ci sono state per l'Outa. Quindi dire si esce fuori tema, no, Presidente Iarrobino, lei forse è uscito ieri dal registro diciamo di istituzione imparziale che si era data fino adesso. Probabilmente ci sono stati degli accadimenti nell'ultimo tempo che l'hanno portata ad essere molto molto più ortodosso sulle posizioni della parte politica e del gruppo, della parte politica. Sto dicendo queste cose perché l'ho notato. Ma dicevo, al di là dell'atteggiamento del Presidente del Consiglio e quello del Sindaco, E sinceramente, arriviamo anche al che sindaco. sono C'è cose stata non che un'intemerata voglio del difendere sindaco, perché personalmente poi il sindaco invece l'argomento l'ha affrontato. ad ogni costo, ma è assolutamente sì. L'ha affrontato e il Presidente del Consiglio non ha consentito al 100% che si entrasse nel merito affinché il consigliere comunale potesse esprimere un dissenso, un concetto di forma. Il sindaco ieri sera ha detto che ci sono organi di informazione, ha detto legittimamente, per carità. Mica, non era, non ha detto certamente, non ha fatto nessun reato. Organi di informazione, insomma, che diciamo spargerebbero allarmismo. Beh, insomma, io credo che almeno questa inchiesta di Gazzetta Cielo meriterebbe quantomeno il rispetto, perché si può essere in consenso e in dissenso, ma non si può dire che si sparge allarmismo nel momento in cui si leggono carte ufficiali e atti ufficiali ed atti di parte, cioè noi stiamo ragionando sulla relazione tecnica Di New Ecology. di New Ecology, relazione tecnica, che vi do anche una notizia, di cui è responsabile, forse questo non lo sa nemmeno il consigliere Cobianchi, Silvio Vallarelli, perché oggi possiamo dire che Silvio Vallarelli, che diciamo anche il dirigente di Caserta Ambiente, svolge la funzione di direttore tecnico della New Ecology. Quindi esiste una commistione
come avevamo detto, e questo si può verificare attraverso una semplice visura camerale in cui si vede il nome dell'amministratore unico e il nome del direttore tecnico. Questo era il discorso iniziale di premessa. Era la mia premessa questa qua, doverosa, perché ieri sera abbiamo scritto qualcosa con la presenza, però occorreva rispondere a quelli che erano i rilievi sicuramente indirizzati anche al presidente Cerro, per carità, rilievi legittimi, ma legittima è anche la nostra risposta. Allora, Cobianchi, è allarmismo quello che noi facciamo? Guardi, io devo dire anche a coloro che storcono il naso per questa forma irrituale di denuncia, noi stiamo ragionando, innanzitutto io devo ringraziare Gianluigi Guarino perché, devo dire, mi ha dato la possibilità, ha dato a Casetta la possibilità attraverso il suo strumento internet di venire a conoscenza di fatti gravissimi. E la libertà di stampa è veramente uno dei caposaldi della istituzione repubblicana e della nostra. Dando molto spazio ai Cobianchi, no, che tra virgolette, che è un cane di razza, di grande razza, è un cane sciocco, quindi non è neanche collegato a sistemi politici alternativi a quello di questa amministrazione. Quindi, come sempre, come tutte le scelte mie di Caserta c'è, sono scelte, ripeto, opinabili, ma legate esclusivamente a una visione etica e ideale della vita. Punto. Le dirò di più che appunto ieri certo il sindaco era molto imbarazzato anche perché faceva l'impressione che gli scranni di un intero partito politico che sostiene la sua maggioranza erano vuoti. Perché? Perché forse qualche collega consigliere per l'attività che svolge ha particolare imbarazzo in questa vicenda. Non sta a me dirlo, ma è un dato. Quindi il sindaco, praticamente ieri la maggioranza della seduta si è retta, il numero legale, chiedo scusa, si è retto grazie alla presenza dei miei consiglieri di opposizione. Sì, però poi il partito PDC ha contribuito alla preparazione di questa delibera, perché in commissione mi sembra, a me risulta, che ci fosse un rappresentante del PDC. Guardi, io per quello che mi risulta non faccio parte della commissione in parola, però so che insomma questa delibera ha creato serio imbarazzo, tant'è che ieri, con l'eccezione di un consigliere, non c'era nessuno di quel partito. La terza commissione del PDC, possiamo dire, il giorno prima era presente. Poi diciamo il consiglio non c'è stato. Sono state molte remore sollevate dal PDC, ma proprio remore pesanti sul fatto che interessi grandi venissero in questo modo compromessi. Io ritengo che noi pubblici amministratori dobbiamo occuparci esclusivamente di rappresentare gli interessi pubblici, con buona pace. Si ha la sensazione che l'UDC o parte dell'UDC siano favorevoli alle ragioni della New Ecology e di quell'insediamento. Oggi parlo in maniera. Il punto di diritto amministrativo potranno anche, ma qui il problema non è questo. Diritto amministrativo è il discorso. Dire così si mettono a repentaglio posti di lavoro, interessi di un'azienda, allora lì non è un problema. Non c'è diritto, è un problema proprio di coscienza propria e di adesione a una linea che potrebbe anche essere accettabile, purché venisse pure allo scoperto in maniera non velata, non paudata. Ognuno deve assumersi responsabilità. Noi al sindaco ieri, io in particolare, ho posto ancora una volta una domanda secca, e cioè perché, visto che come lei diceva, noi stiamo ragionando, lo ha detto lei, lo ribadisco io, su atti amministrativi, purtroppo alle nostre carte, ai nostri atti, l'altra parte contrappone il fumo delle chiacchiere, le minacce più o meno velate, l'insussistenza di ragionamenti che non hanno un filo logico. Al sindaco io ho chiesto per l'ennesima volta perché non metti un decreto sindacale che blocchi tutto questo. E se per caso qualcuno dovesse riuscire a trovare vizi di nullità, lo riemetti e poi lo riemetti ancora e poi lo riemetti si ancora. Si creerà il problema. Perché di fronte alla salute pubblica, di fronte a addirittura a quella delle future generazioni, ma non c'è mai che tenga, insomma, non è che se il TAR dovesse annullare un eventuale decreto sindacale il sindaco diventa incandidabile o si piglia 5 in condotta, insomma. Assolutamente, ecco il coraggio delle scelte, io ricordo. No, almeno se lo fa,
rende anche la posizione di tutta questa amministrazione rispetto a questa cosa, anche la presenza di Mandarelli dentro la cosa la rende ancora più nebulosa, la renderebbe quantomeno, gli scanderebbe, gli darebbe un minimo di chiarezza. Cioè, e qua la chiarezza non c'è, qua c'è una procedura in cui in maniera, l'amministrazione comunale si è posta in una posizione di succhiarote rispetto a un processo che dice di aver subito ma che non ha fatto nulla per dominare. Cioè, perché questo è il punto, perché adesso in punto di diritto si può dire io non posso fare niente, è un processo che ho subito, ma non ha fatto nulla per determinarlo e per incanalarlo e per dominarlo. Cioè, cominciare, invito il consigliere Bobbianchi a ripetere un passo della relazione tecnica, quindi penso che abbia una paternità del dottor Vallarelli, ingegnere Vallarelli, no? No, non c'entra in questo Vallarelli, è un professionista dell'ordine della... Sì, ma Vallarelli dovrà essere il tutore di questa, perché da direttore tecnico successivamente debba essere il tutore, quindi che mi ha particolarmente colpito, perché onestamente non avevo mai sentito una cosa del genere. E, relazione tecnica della New Economy, cioè questo non è un documento di un'associazione ambientalista, questa è la relazione tecnica della New Economy. Pagina 17, la mostro perché così a quanti ci dicono che facciamo allarmismo, che diamo dati. E dopo esatto. 17. Si parla di ricevimento e accettazione dei rifiuti e si dice, ove necessario, una verifica radiometrica tramite apposito dispositivo mobile accerterà inoltre l'assenza di sostanze radioattive all'interno del carico di rifiuti. E questo vuol dire, come dicevamo l'altra volta, che loro non lo escludono. Ora voglio dire, penso che sia io che lei ci sogneremmo di passare il contatore Geiger vicino ai sacchetti dell'immondizia che abbiamo prodotto in casa. Non pensiamo che ci possano essere... Ne abbiamo la certezza almeno per ora, ma magari... Non mi risulta che non lo facciano né la discarica di Maruzzella, né il titolatore di Intercidia. Quindi non si può dire, attenzione, è un atto dovuto, si fa sempre. Assolutamente. No, non si fa sempre, si fa su questo tipo di piano. Assolutamente, ma le dirò di più. C'è un verbale molto interessante prodotto dalla provincia quando l'assessore provinciale era praticamente il professor ingegnere Umberto Arena. E in questo tavolo tecnico che Arena istituì, perché se ricordate l'altra volta noi dicemmo della perplessità di come veniva accertata la natura dei rifiuti, cioè dalle bolle di accompagnamento e da una mera analisi visiva, dopodiché se io ho un fusto chiuso scrivo fusto ma cosa c'è dentro non lo so. Ebbene, in questo verbale tecnico del 21 ottobre 2010, assessorato della provincia di Caserta all'ambiente, si legge, il professor Arena pone come assessore delle domande specifiche ai tecnici della provincia stessa e pone domande per l'appunto su questa questione. E i tecnici mostrano, leggo, un documento del 79 con cui un trasportatore autocertificato di aver ricevuto l'autorizzazione da parte del signor Migliore Pietro a scaricare rifiuti faceva istanza di autorizzazione al comune di Mandaloni. Il comune dava l'autorizzazione al solo trasporto di alcune tipologie di rifiuto in una data 3 anni successiva e mostra altre autorizzazioni e documenti dal 79 al 94 in cui vengono riscontrate diverse incongruenze. Lo stesso assessore Arena riferisce che le autorizzazioni sono generiche, autocertificate da soggetti che non ne avevano né competenza né autorità, conferite da altri soggetti che non ne avevano l'autorità e alcune di esse contengono diciture non definite dalla normativa. Dunque, i rappresentanti della provincia, dell'ARPAC e del comune di Mandaloni che erano presenti a questo tavolo tecnico concordano su tali giudizi, su questa documentazione. Quindi niente meno, da un verbale ufficiale apprendiamo che dal 79 al 94 all'Uttaro, in Masseria Monti, se ce ne fosse ancora dubbio, sono stati praticamente sversati rifiuti di, come si suol dire, NND, di non definita natura. Tornando alla nostra invece relazione... La domanda la faceva l'assessore Arena, che è uno che ambiente, insomma... Ne capisce, una volta tanto abbiamo una persona che ha certificato le sue conferenze e competenze, essendo considerato uno dei massimi esperti a livello europeo nel
nella materia del ciclo dei rifiuti, non per nulla è scappato dalla provincia di Caserta, è tornato a fare il professore universitario. Guardi caso, così Arena, così Nicola Melone, le persone per bene con competenze scappano. Andiamo avanti. Si sentono solo. E non ne parliamo. Gestione. Continuiamo la lettura di questa graziosa relazione e passiamo ad uno dei capitoli più belli, perché se no poi ci dicono che noi siamo pesanti, invece oggi affronteremo temi un po' più così bucolici. Sì, giustamente.